Salve a tutti, sono Robin Elfheim e oggi vorrei parlare del collegamento tra la stregoneria europea e quella nei paesi arabi. Allora, in primis partiamo dal presupposto, o meglio, non dal presupposto, da un libro in particolare, che è quello di Vincent Crapanzano, che è di Hamadasha, A Study in Moroccan Ethnopsychiatry, cioè di Yamdasha, uno studio nell'etnopsichiatria marocchina. Io purtroppo non l'ho ancora letto e questo video nasce come un presupposto di lettura, però parto da questo per spiegare, diciamo, la figura di come un collegamento tra la regina cioè tra la regina delle fate europea, quindi quella che si ritrova ad esempio in Sicilia, legata alle donne di fuori che sarebbero le streghe siciliane, la Queen of Elfheim, in Scozia, in Gran Bretagna, la regina Duanna Zinelor, cioè la regina delle fate, la signora delle fate in Romania e molte altre figure, con una figura che appare appunto in varie confraternite marocchine, però queste varie confraternite marocchine, che sono i Gilala. I Gilala sarebbero i Gilala, così come Yimdacha, Yimmacha, scusate, Ignava e Yaissava, che sarebbero praticamente questa confraternita terapeutico-musicale del Marocco di origine Sufi, e che loro praticamente utilizzavano la musica per andare in trance e qui contattare i djinn. Uno dei djinn principali è Aisha Kandisha, che secondo alcuni deriverebbe dalla dea Astarte, secondo Vincent Trapanzano invece deriverebbe da Fedecha, che è una dea cananea il cui culto venne introdotto in Marocco dai Fenici. E praticamente c'è tutta un cioè diciamo che alcuni autori vedono questa figura come parte di una sorta di stregoneria di tema, una tematica estatico-religiosa che praticamente sarebbe diffusa in tutta l'area mediterranea. Leggiamo infatti dalla Maiocco, cioè Sabina Maiocco, che è questa professoressa di folklore americana. Queste credenze medievali siciliane presentano interessanti paralleli in tutta l'area del Mediterraneo moderno. Sta parlando delle donne di fuori. Nella Grecia rurale, fino agli anni 60, certi guaritori popolari si specializzavano nel curare malattie causate da fate note come exotica, cioè di fuori, molto simile alle donne di fuori siciliane. L'antropologo Vincent Crapanzano, che ha lavorato in Marocco negli anni 60, ha documentato un sistema di credenze incentrato sui djinn, tra le fate, e i loro seguaci umani, guaritori popolari appartenenti a confraternite religiose che sapevano curare le malattie mettendo in atto una trance dance al suono di una speciale musica. La regina dei djinn, nota come Aisha Kandisha, poteva apparire sia come una donna bellissima, sia come un'orribile megera, ma aveva sempre una caratteristica non umana, tipo i piedi di cammello. I guaritori consultavano Aisha Kandisha in sogno e lei spiegava la causa della malattia e la sua cura. Negli anni 70, il folklorista Guy Clickman documentò le confraternite romene di trance dancers specializzate nel curare i mali che si riteneva causati da Iele, la cui santa patrona era Diana o Irodeasa, cioè Erodiade. Ed in Sardegna negli anni 80 la folclorista Clara Gallini studiò l'argismo, un sistema di credenze basato sull'idea che il morso, spesso metaforico, di certi insetti potesse essere curato solo attraverso la danza estatica, con musica suonata da gruppi di musicisti guaritori specializzati. Possono esserci anche paralleli con il tarantismo, il sistema di credenze popolare attestato nel sud dell'Italia, specialmente in Puglia, dal folclorista Ernesto De Martino, ma questo è un tema che va oltre gli scopi specifici di questo saggio. L'antidiffusione di tematiche simili in tutta l'area del Mediterraneo lascia intendere che ci troviamo di fronte a un sistema di credenze di notevole antichità, un tempo probabilmente esistito in molte parti d'Europa. Tale sistema
comprendeva credenze su malattie causate da fate o spiriti, guaritori popolari specializzati sia nella comunicazione con gli spiriti, attraverso sogni e trance, sia nella pratica di cure rituali che potevano consistere in pasti speciali, musiche, danze e stato di trance. In molti casi i guaritori stessi appartenevano a società che potevano riunirsi per mettere in atto rituali di guarigione, sia in spirito sia materialmente. Queste società probabilmente sono le società fatate di cui parla anche Eva Pox. Lei fa riferimento appunto ai Calusciari, che sono questa società romena, alle Rusalì, che erano il corrispettivo sempre romeno, la femminile dei Calusciari. Che entrambi facevano capo, avevano come capo Duamna di Nelor Arada o Irodeasa. Duamna di Nelor sarebbe regina delle fate, e probabilmente questo era Henningsen. Questo studioso siciliano vide che le streghe siciliane, che in realtà erano viste più come delle fate che come delle streghe, le donne di fuori, avevano anch'esse molto a che fare con questo. Quindi probabilmente si è vista questa sorta di società fatata come a base della successiva società delle streghe, o meglio, della successiva stregoneria. Mentre in Europa probabilmente c'è stato modo di riunire tutto questo nel Sabba, e quindi queste società sono diventate lo stereotipo, la base popolare del Sabba, in cui praticamente il Sabba poi si è stabilizzato, eccetera. E quindi da una forma di sogno, trance, eccetera, è diventato una sorta di a sé stante, non più a tematica, diciamo, curativa, terapeutica o anche estatica, ma è poi via via diventato una sorta di festa, festività. In Marocco probabilmente questo è rimasto, e probabilmente è anche stato un modo attraverso cui noi possiamo vedere quello che, laddove non ci fosse stata la caccia alle streghe, così come, o meglio, non ci fosse stata la creazione del Sabba, in Europa, sarebbe probabilmente quello che sarebbe rimasto al giorno d'oggi in Europa. Questo ci fa anche capire come sia possibile anche capire una sorta di stregoneria islamica. E ciò detto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando i riferimenti bibliografici in descrizione. Grazie a tutti, ciao!